Buona giornata a Duce, cari Fradis. Io sono Enrico Gergheta, sono il presidente della provincia di Gorizia e vi parlo dalla mia sede qui a Gorizia. Un caro saluto a tutti quanti voi. Uso questo strumento nuovo che è internet per portarvi il mio contributo alla vostra festa. Purtroppo noi non possiamo essere presenti. Perché la lontananza, come sapete, ha anche un costo dal punto di vista del trasporto, però avete tutto il nostro cuore vicino, e siete sempre considerati i nostri fratelli, anche se dall'altra parte dell'oceano. Ho letto con molta attenzione la lettera che mi avete mandato e sono stato anche commosso per l'invito che mi avete fatto e per l'idea che voi avete della vostra terra natia. Noi abbiamo nel giro della nostra vita portato sempre in giro per il mondo un'idea di lavoro, di comunità, di serietà, di onestà, che è in fondo quell'idea di comunità che oggi non serve solamente a noi, ai nostri figli, non serve solo per ricordarsi come eravamo, ma serve al mondo intero per trovare un sistema di valori che gli permetta di andare avanti. Ho letto da qualche parte che fra i megatrend che stanno portando avanti il pianeta, uno è sicuramente la riscoperta del senso di comunità. Ma cos'è la comunità? È un senso di appartenenza, fatto di lingua, fatta di cultura, fatto di valori. Sostanzialmente è un modo di fidarsi l'uno dell'altro, è una traduzione del concetto di solidarietà applicato al vivere civile. Penso che noi e voi, a così grande distanza, abbiamo questo stesso senso di solidarietà. Ci deriva da lontano, come ho già detto, però oggi, noi lo portiamo nel mondo nuovo, nel futuro, nelle sfide della globalizzazione, che sono le stesse che avete voi e che abbiamo noi, l'ambiente, l'occupazione, il benessere, il futuro dei nostri figli, la salute, sono questioni eterne, ed è per questo che il senso di comunità, quel senso di appartenenza, che ci fa, dormire sicuri la notte, che ci fa, aiutarci reciprocamente, oggi diventa una grande risorsa. Noi viviamo nell'epoca dell'internet, noi viviamo in quella che Jeremy Rifkin chiama la terza rivoluzione industriale, il telefono, internet, il web 2.0. Eppure, più il mondo diventa tecnologico, più il mondo diventa piccolo, più, voglio dire, noi andiamo, su Wikipedia per sapere tutto di tutto, più abbiamo questi strumenti. E più scopriamo che il valore fondamentale dell'amicizia, del rapporto umano, supera qualsiasi strumento. Non c'è nulla che possa essere più forte di alzare il telefono e parlare con una persona dall'altra parte dell'oceano di cui ti fidi, di cui conosci la storia e con la quale puoi tessere sia rapporti culturali ma anche rapporti di affari. In fondo è questo. La storia dei Fogolar è del futuro sostanzialmente, ed è questa la storia di questa nostra comunità. Vedete, una volta qualcuno ha detto che l'essere umano è di sua natura migrante e mutante, per fortuna. Mutante per fortuna, se no avremmo la coda come ai tempi della preistoria. È migrante per fortuna perché è stata la migrazione che ha mosso il mondo, che ha permesso la contaminazione, che ha permesso lo scambio culturale. Come riusciamo a essere parte degli altri mantenendo anche quello che è la nostra essenza, quello che si potrebbe chiamare il noi, che ci dà questo senso di sicurezza? Questa è un po' la sfida dell'epoca moderna, è sempre stata questa sfida, però io sono convinto che non c'è niente di meglio di quella capacità che abbiamo noi, che siamo andati in giro per il mondo, di insegnare ai nostri figli
due cose fondamentali: mai avere paura, mai fare paura. C'è una possibilità per questo pianeta e sta nelle cose come queste, in quel legame, diciamo così, indissolubile che lega le persone indipendentemente dalla distanza. Quindi buon festeggiamento, festeggiate e bevete anche per me. Ecco, quando non sarò più presidente della provincia, magari riuscirò anche a venire dalle vostre parti, quei soldi miei, perché è giusto che i politici utilizzino le risorse per i propri abitanti, però insomma mi fa piacere sapere che qua là da voi ci sono delle persone che io posso chiamare amici.